Ed eccoci al dialogo sul lavoro. Il lavoro è veramente un tema centrale della vita umana, ma anche della nostra vita giuridica. In fondo è l'articolo 1 della Costituzione che proclama che noi siamo una repubblica fondata sul lavoro e questo ci dà l'idea che proprio il compromesso costituente si basò sul lavoro, cioè il punto d'intesa fra le tre forze in assemblea costituente, le tre grandi forze, liberale, cattolica e socialista, fu quello di fondare la Repubblica sul lavoro. Perché? Perché col contributo di ciascuno puoi consentire il miglioramento, la partecipazione, la democraticità della Repubblica. Tema quindi di grande importanza giuridica e sociologica. E per questo dialogo avremmo dovuto avere in presenza, abbiamo oggi qui in video e presto li avremo in presenza. Ne siamo convinti, anche con un buon augurio che presto potremo ricominciare le nostre attività. Silvana Sciarra, professoressa di diritto del lavoro, che è anche giudice della Corte Costituzionale in questo momento, e un sociologo e politologo inglese, Colin Crouch, che ha insegnato in varie università e anche in Italia all'Istituto Europeo. Come al solito, questi dialoghi mettono a confronto un uomo e una donna, un giurista e un non giurista, perché i nostri problemi sui diritti sono in evoluzione, ma anche nella diversità e nel pluralismo culturale, che non è solo un problema giuridico. Ascoltiamo i nostri dialoganti, i nostri professori, come al solito inframmezzati dalle letture di Gaia Messer-Kingler. Perché queste letture ci fanno anche vedere la profondità storica del problema lavoro. Marzo 1947. La Costituente discute sul progetto di Costituzione. Onorevole Calamandrei, prendo l'articolo 1 che dice questa bellissima cosa: la Repubblica italiana ha per fondamento il lavoro. Ma io che sono giurista mi domando, quando dovrò spiegare ai miei studenti che cosa significa giuridicamente che la Repubblica italiana ha per fondamento il lavoro, che cosa potrò dire? Dovrò forse dire che in Italia la massima parte degli uomini continueranno a lavorare come lavorano ora, che ci saranno coloro che lavorano di più e coloro che lavorano di meno, coloro che non lavorano affatto e che guadagnano più di quelli che lavorano. Oppure questo articolo vorrà dire qualcosa di nuovo. Mi accorgo allora che c'è un altro articolo, il 31, il quale dice che la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro, ma c'è anche un dovere di lavoro. Devo pensare che si voglia con ciò imitare quell'articolo della Costituzione russa nel quale è scritto il principio che chi non lavora non mangia? Ma se leggo più attentamente questo articolo 31, vedo che esso dice precisamente così: ogni cittadino ha il dovere di svolgere un'attività o una funzione che concorra allo sviluppo materiale o spirituale della società. Dunque c'è chi svolge un'attività e c'è chi svolge una funzione, e questa funzione può essere anche una funzione spirituale. Ma io penso agli oziosi. Penso a coloro che vivono di rendita, a coloro che vivono sul lavoro altrui. Nella Repubblica italiana, dove c'è il dovere di compiere un'attività o una funzione, costoro saranno ammessi come soggetti politici? Ho paura di sì. E ho paura che essi diranno che il vivere senza lavorare non sarà un'attività, ma è certamente una funzione. Il lavoro è al centro dei molti dilemmi che sono stati indotti dalla pandemia e dall'emergenza sanitaria. Lavoro e salute, lavoro e bisogni delle famiglie, lavoro e bisogni essenziali dei cittadini. Il lavoro evoca sempre diritti costituzionali di grande rilievo, la dignità, la solidarietà, la retribuzione sufficiente. E spesso si parla di lavoro che cambia proprio perché si pone l'enfasi sulla centralità del lavoro nelle grandi trasformazioni della società. Lavoro che cambia perché cambia l'organizzazione produttiva, perché si introducono elementi di maggiore automazione, perché sparisce il modello della fabbrica fordista organizzata gerarchicamente e caratterizzata da cadenze produttive scandite e molto spesso spersonalizzanti. Il lavoro che cambia porta con sé cambiamenti nelle tutele. Abbiamo conosciuto dunque il lavoro garantito, il lavoro sempre più flessibile e impariamo a dire che il lavoro è dentro e fuori la fabbrica, diventa
sempre più variegata la modalità di prestare lavoro, lavoro somministrato, lavoro distaccato, lavoro temporaneo e lavoro soltanto falsamente autonomo, lavoro economicamente dipendente. La terminologia varia perché varia il modo di interpretare l'attività lavorativa, qualunque essa sia. Se pensiamo ai protagonisti di queste nostre giornate, delle strade deserte delle nostre città, i riders che sfrecciano sulle loro biciclette per portare cibo o altri generi di necessità a chi ne ha bisogno, ecco, se pensiamo a loro, pensiamo ad un'altra nuova forma di lavoro, il lavoro tramite piattaforma, il lavoro governato dall'algoritmo, quindi il lavoro che si distacca dalle caratteristiche classiche della prestazione di lavoro nel luogo fisico, nella fabbrica o in altri luoghi, l'orario di lavoro, il rispetto di direttive precise. Ecco, i lavori che dipendono dall'algoritmo sulla piattaforma sono lavori che non per questo sfuggono alle tutele, o perlomeno si cerca di creare una rete di tutele entro cui raccogliere questi lavoratori. I lavoratori tramite piattaforma, ad esempio, rivendicano il diritto alla retribuzione sufficiente, che è anche collegato, come sappiamo, dalla nostra Costituzione a un'esistenza libera e dignitosa. Oggi più che mai rivendicano il diritto alla salute per essere, come o forse più di altri lavoratori, esposti al rischio del contagio. Chi ha visto il film di Ken Loach probabilmente porta con sé delle emozioni molto forti e forse indimenticabili, perché quel film dimostra come un lavoro fortemente destrutturato può avere anche un impatto significativo sull'equilibrio della famiglia. Ma ripeto, questi lavoratori possono rientrare in una trama di tutele, che vanno ridisegnate. Per esempio, si discute dell'esercizio anche da parte loro della libertà sindacale, di cui è il primo comma dell'articolo 39 della nostra Costituzione. Durante questo periodo di quarantena abbiamo chiesto ad alcuni lavoratori cosa ne pensano dello smart working. Ecco le loro risposte. Lo smart working mi ha fatto completamente riorganizzare la mia vita. Riesco a gestire il tempo come voglio, mi do degli orari e se perdo tempo lo faccio alla scrivania esattamente come facevo lavoro. Quindi non mi alzo e non mi distraggo, ad eccezione dei meeting. Devo confessare che spengo telecamera e microfono e magari faccio una torta o metto su una lavatrice. Insomma, ottimizzo il tempo. Questo mi permette alle 4-5 di essere completamente libera e di fare cose che non avevo mai fatto prima, ad esempio l'orto. Come facevamo in ufficio, tutte le mattine con i colleghi ci incontriamo alle 10:30 per la pausa caffè virtuale e chiacchieriamo. Certo, serve un'organizzazione diversa della casa e c'è da dire che io non ho famiglia né compagno, chi invece ce l'ha sta patendo molto di più l'assenza di spazi. Io mi sto trovando bene. L'unica difficoltà riguarda aspetti pratici, non so, stampare documenti, avere a disposizione libri che in casa io non ho, ma per il resto bene, a me l'ambiente familiare mi rasserena molto. Secondo me un periodo di smart working ogni tanto andrebbe fatto a prescindere. È una tipologia di lavoro che ti consente più flessibilità, perché si lavora più per obiettivi che per quantità di tempo lavorato. Ci sono però una serie di condizioni che devono essere soddisfatte, a partire dalla possibilità di avere degli strumenti adeguati. Il lato negativo è che fondamentalmente sei reperibile H24. Quando esci dall'ufficio, in un modo o nell'altro, chiudi la giornata lavorativa, mentre in smart working tu ti senti autorizzato, o meglio, obbligato a lavorare a qualsiasi ora del giorno e dall'altra parte chi ha bisogno di te si sente autorizzato a chiamarti in qualsiasi momento, quindi alla fine dei conti si lavora di più. Io penso che quello che mi sta capitando non sia smart working, anche se lo fanno passare come tale. Nel mio caso, quello che sta succedendo è perdere ogni distinzione tra quella che è l'attività lavorativa e quella che è la vita privata. Per me è diventato un flusso ininterrotto di lavoro, un incubo. Sono costantemente contattabile e sento anche la pressione di dover far vedere che sono sempre in attività anche alle ore più improbabili. Questo non è smart working. A parte il fatto che lo si fa da casa, per il resto tutto quello che di bello potrebbe avere non c'è. Non è smart questo modo di lavorare, è logorante. Non è stato assolutamente un miglioramento della mia vita, anzi.
Due volte in 12 anni abbiamo visto che la vita dei lavoratori rimane fragilissima. Primamente la crisi finanziaria del 2008 e adesso la crisi enorme di Covid-19. Questa malattia minaccia tutti in diversi modi. Qui discutiamo solo il mondo del lavoro, perché in molti paesi, sotto l'influenza delle idee neoliberisti, sono i sistemi del supporto dei disoccupati meschini e difficili da navigare. La situazione è particolarmente disastrosa per i lavoratori temporanei, per chi lavora nella cosiddetta gig economia, che hanno lo status di lavoratori indipendenti, ma che sono in realtà totalmente dipendenti da grandi imprese che non accettano alcuna responsabilità per loro in tempi di crisi. Questi lavoratori rimangono fuori di ogni tipo delle protezioni, mentre periodi come questo. Anche peggio è la situazione di quelli che lavorano nell'economia sommersa. Benché sia vero, è vero, che abbiamo molto bisogno della politica per rendere più capaci i lavoratori, politica per la formazione e l'educazione. Non è vero che i vecchi rischi siano spariti. Possono tornare in modo furioso, come nei 2008 e adesso, in questa crisi del virus. Senza uno stato di welfare generoso e una regolazione delle condizioni del lavoro, rimane la vita per la maggioranza del popolo potenzialmente insicura e pericolosa. Questo non vuol dire che tutto funzionasse bene dalle regole tradizionali del mercato del lavoro. Particolarmente nel sistema delle assicurazioni sociali, le regole hanno imposto costi su quegli datori del lavoro che hanno accettato la responsabilità per chi lavora per loro. Dite che usano lavoro temporaneo, certi tipi di part-time e particolarmente l'indipendenza falsa, evitano i costi delle assicurazioni sociali, ma non solo questo. Tra i datori del lavoro che mantengono contratti di lavoro normali, accettano anche che ritengono i lavoratori mentre corti i periodi delle difficoltà e che forniscono della formazione. Le ditte che avvitano la responsabilità come datori di lavoro gettano questi costi sulla sfera pubblica, costi per supporto dei disoccupati, per tutti i costi per la formazione. Queste ditte non accettano niente di questi tipi di costi e paghiamo tutti di noi e anche i datori di lavoro che accettano la responsabilità. Al di là della crisi finanziaria degli anni passati e della crisi attuale del coronavirus, arriveranno altre crisi e disagi. Non siamo in un periodo miracolosamente protetti da tutti i rischi della vita. Le nostre economie, le nostre società rimangono fragili. E i nostri concittadini che non possono guadagnare molti soldi, che si trovano alle argini della prosperità, sono vulnerabilissimi in tali tempi. Certo, i nostri sistemi delle protezioni sociali hanno bisogno delle riforme, ma le riforme devono stare attenti a due principi importanti. Primo, imprese che accettano le loro responsabilità per chi lavora per loro non si trovino svantaggiati paragonati a loro che le avvitano. E due, le vite dei lavoratori e delle imprese piccole rimangono sempre minacciate da rischi imprevisti e hanno bisogno della garanzia potenziale di una protezione sociale. Non siamo al di là dei bisogni della protezione sociale. La più importante questione economica del XXI secolo potrebbe essere come impiegare tutti gli individui superflui. Di che cosa potranno occuparsi gli uomini quando avremo algoritmi straordinariamente intelligenti che possono fare quasi tutto meglio? Nel corso della storia, il mercato del lavoro è stato suddiviso in tre ambiti principali: agricoltura, industria e servizi.
Fino al 1800 circa la grande maggioranza degli individui lavorava in agricoltura. Durante la rivoluzione industriale la maggior parte cominciò a lavorare invece nell'industria e negli ultimi decenni i paesi sviluppati sono stati investiti da un'altra rivoluzione. Dopo che il lavoro nelle fabbriche è evaporato, il settore dei servizi si è espanso. Dopo lo scoppio della rivoluzione industriale, infatti, tra la gente si è diffusa la paura che la meccanizzazione potesse causare una disoccupazione di massa. In effetti questo non si è mai verificato, poiché quando le vecchie mansioni sono diventate obsolete, è emerso il bisogno di nuove professioni. E c'era sempre qualcosa che gli umani erano in grado di svolgere in modo più efficace delle macchine. Gli umani posseggono due generi di abilità fondamentali, di tipo fisico e di tipo cognitivo. Finché le macchine competono con gli umani su un mero piano fisico, esistono infiniti compiti cognitivi in cui questi ultimi possono riuscire meglio. Perciò, mentre le macchine si appropriavano dei lavori puramente manuali, gli umani si sono concentrati su mestieri che richiedono almeno una qualche attività cognitiva. Tuttavia, che cosa accadrà quando gli algoritmi ci supereranno anche nell'abilità mnemonica e in quella analitica? Tratto da Homo Deus di Yuval Noah Harari. Abbiamo ascoltato il lavoro fra passato e futuro, le grandi lotte sindacali dei lavoratori per le loro condizioni lavorative, ma anche il lavoro proiettato nel futuro. Questo lavoro fragile, questo lavoro nelle crisi, no? Questi passaggi che ci fanno vedere come il lavoro sia fragile e importante. E in fondo la crisi della pandemia che stiamo vivendo metterà alla prova anche il lavoro. Il lavoro ne uscirà ulteriormente modificato per ciascuno di noi. E al tempo stesso questo lavoro che invece si sta confrontando con le nuove tecnologie, come abbiamo visto, lo sviluppo del digitale, ma anche come il digitale e le nuove tecnologie possono invece modificare le condizioni di lavoro. Non è solo un problema di fattorini che vanno a recapitare i pasti a casa in questi giorni diffusissimi, ma è anche proprio un problema di mutamento delle condizioni di lavoro, di nuove tipologie che lo Stato necessariamente deve accompagnare e seguire, perché sappiamo che il diritto al lavoro garantito non solo nell'articolo 1, ma ancora in un altro principio fondamentale, nell'articolo 4 della Costituzione e poi negli articoli 35 e seguenti, mettendo anche in luce i diversi aspetti del lavoro, danno proprio il rilievo che lo Stato deve avere in questo diritto sociale di base, perché lo ricordiamo, il lavoro di tutti contribuisce allo sviluppo della Repubblica. Ringrazio anche questa volta i nostri dialoganti e ci vediamo al prossimo appuntamento.